ascolto. Nel senso che è vero che tutti quanti venite qua per rappresentare i vostri lavori, che sono spesso veramente estremamente carini e belli, però credo che sia molto importante dare ascolto a quello che i vostri, diciamo, colleghi e amici anche hanno fatto. Quindi buone rappresentazioni e buon ascolto. Passo la parola al sindaco di Palazzo. Buongiorno a tutti, la qualità di sindaco porta il saluto dell'amministrazione comunale e l'intera comunità Palazzo Lese. Corre l'obbligo salutare il consigliere delegato, l'ingegnere Pierfrancesco Pinelli della Fondazione Inta, come mi corre l'obbligo salutare anche Sebastiano Aglianò, che è il direttore del MFS. La dottoressa Anna Musumeci, nella qualità di responsabile del Polo Museale Paolo Orsi. E la dottoressa Longo, che io la ringrazio in modo particolare, consulente del ministro Franceschini, per essere presente e per rappresentare il ministero in questa circostanza. È chiaro che un saluto particolare va fatto a tutti voi, giovani insegnanti che siete qui a fare il mondo. Saluto il primo istituto di istruzione secondaria superiore di Palazzolo, ma anche il liceo Gargallo, grazie per aver venuto questo quadro. Siamo orgogliosi di ospitare la 24esima edizione per un quarto di secolo del festival. Ma perché siamo orgogliosi? Perché questa è la manifestazione più importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, che può ospitare questo sito e che può ospitare questo teatro greco. E vorrei aggiungere che può ospitare questo territorio insieme alle rappresentazioni classiche di Siracusa. Questo un grazie alla Fondazione Inta. Signora, gentilmente, non si preoccupi. E chiaramente a tutti coloro, compreso da comune, nella regione siciliana, che ne collaboriamo per organizzare l'iniziativa. Il festival per i giovani, a mio avviso, e lo dico proprio perché ci tengo, è un'occasione imperdibile, un capodanno del buon nome di tutta la categoria, e che stiano perdendo qualche macchinazione. Dopo aver chiesto in vano al tragediografo Agatone di travestirsi da donna per spiarle, Euripide ottiene questo favore dal parente Mnesiloco, il quale tuttavia, a causa di un imprudente tentativo di difendere il tragediografo tra le donne riunite a consesso, si fa smascherare e viene imprigionato sotto la sorveglianza di un arciere scimo. Con una serie di espedienti che costituiscono la parodia di altrettante situazioni contenute in entrambi Euripidei, Mnesiloco cerca aiuto ed Euripide tenta di liberarlo. La guardia che sorveglia Mnesiloco viene infine distratta da un'attraente prostituta, condotta al suo cospetto dallo stesso Euripide. Salotto. Costui finirà con l'uccidermi, portandomi in giro fin dall'alba. Potrei sapere da te, Euripide, dove mi stai portando. Non occorre che tu senta e veda tutto quello che fra poco vedrai di persona. Tu parli davvero abilmente. Dici che non devo né udire né vedere. Diversa in vera la natura di ciascuna delle due cose. Esse furono distinte allo scheletro e separò dal resto. E generò in se stesso il massimo vero. E perché aveva bisogno di vedere, fabbricò l'occhio immagine del disco del sole. E per l'udito fece un buco come un imbuto. Signore, stai dicendo per via dell'imbuto dunque io non sento e non vedo. Ma che piacere per certo a prendere questa roba. Gran bella cosa farsela coi cotti. E altre cose si fatte potresti apprendere da me. Avvicinati e s'attenti. Ecco fatto. La vedi quella porticina? Lì abita l'illustre Agatone, il tragedione. Hai visto quelle mani? No, per senso, non me lo ricordo. Eppure l'engulato non te lo ricordo. Vediamo se ti sparta, basta. Viene fuori il suo servo con fuoco e rami di mirto per fare un sacrificio propiziatorio. Lo fa sempre prima di comporre una poesia.
Il popolo tutto taccia, chiuda la bocca. Entro la casa del mio signore si trova il diaco delle muse per comporre un canto. L'etere senza vento trattenga i suoi soffi, il mare non abbia flusso. Dormano le stirpe degli alati, i piedi delle fiere selvagge non corrono. Poiché il signor nostro, pagatore dalla dolce loquela, s'accinge a farti fottere. Etere senza vento! A sistemare le tratte, inizio di un dramma, nuovi versi gli scrive, questo tornisce, incolla, forgia sentenze, cambia nome alle cose e getta. E si fa fottere! Quell'uomo rosso si avvicina a uno che è disposto a te e al tuo armonioso poeta stamparvi nel recinto questo cetriolo arrotondato e ritorno. L'uomo lascia stare così. Mi faccio il giro, mi rovina tutto, guarda. Faccio il calma, calma. Eccolo, che esce a momenti per te. Ora che inverno, non è facile comporre al chiuso. E che devo fare? Oh Zeus, che puoi fare di me oggi? Ma io per gli dèi voglio sapere di che si tratta. Perché ti lamenti? Che ti affligge? Tu che sei mio parente, dimmelo. Il grosso guaio. E di che genere? Questo giorno deciderà se io, Euripide, sarò ancora vivo o morto. Come mai? Se oggi i tribunali non funzionano e il consiglio non tiene seduta. È il secondo giorno delle desmoporie. Proprio perciò mi aspetto di morire. Le donne hanno tramato contro di me e oggi devono riunirsi al tempio delle due desmopole, Demetra e Cole, per decidere la mia morte. E perché mai? Dicono che parlo male di loro nelle mie sentenze. Ah, e ti starebbe proprio bene per te. Dimmi, che mezza avresti per uscirtene? Adesso dei ragatoni, il poeta tragico, che vada al tempio delle desmopole. A che fare? Partecipare all'assemblea in mezzo alle donne. E se occorre parlare in mia difesa. Ma apertamente o di nascosto? Ma di nascosto, vestito da donna. Ma è una cosa ingegnosa, proprio nel tuo stile. Quanta d'astuzie, nessuno di super. Zitto. Che c'è? Il gatone viene fuori. E quale sarebbe? Guarda là! Ma sono forse cieco, qui non vedo nessun uomo. Che cosa mai la mente? Che dolce armonia! Effeminata, a sentirla mi viene quel prurito nelle parti di sotto, ma dimmi, sei uomo o donna? E che c'entra la cetra con la stola, e la lira con la cuffia, e l'ampollere di ferro? Ma non stanno proprio bene, ma dimmi, sei uomo? E il figliolo, dove lo chiedi? Sei donna? E dove sono le tette allora? Ma perché taci, oppure, visto che non puoi spiegarti, dovrò capirlo dal tuo canto. Ovegliano, mi dispiace, ma ho un tipo di invidia, ma non ho provato dolore. Costume un posto, concorde al mio spirito. Poiché il poeta sulle nubi, quando fuori, ai grandi si può condurre, perciò se uno può salire anche sulle donne, ah, e allora se compone una pedra monti a cavallo. Se uno vuole passare i ghiri, si devono avere per i casi i ghiri. E allora quando vuoi fare drammi satireschi, chiamami. Collaborerò con te di dietro col tuo sorriso. State zitti, ignoranti. Lo spazio che c'è? Ma no.
Perciò, Filope, che fa schifo, compone roba schifosa. E Senope, che è il brutto, compone cose brutte. E Teocide, che è il freddo, compone cose frigide. E in qual modo, per gli dei? Meglio da boiare! Anch'io quando cominciai a pesare a quell'etero così. E io non te invidio la tua educazione. Ma lasciami dire perché ero venuto. Parla! Oh, Agatone, colpito da una sventura inaudita, vengo subito a te. Oggi le donne si riuniscono al tempo forno per decidere la mia morte. Se tu di nascosto vai in mezzo alle donne, modo da sembrar donna, e prendi la parola in mia difesa, è normale che mi salverai. Solo tu puoi parlare in maniera degna di me. Perché mi difendi? Ti spiego, prima di tutto, poi ho i capelli bianchi e forse la barba. Tu invece sei bianco, rasato, delicato, una voce da donna e un bel aspetto. È orribile, è orribile! Salvo! Io entro di qualcuno! Ce ne fai! Sono parte da te, come contiene! Non c'è più. Che schifo. Già, e tu, pezzo di Pinocchio, chinandoti, sei diventato un culo aperto, non a parole, ma soffrendo. Che paura hai di andar lì? È peggiore della tua. Sembra ma questo ha tutta l'aria di un pretesto per Zeus. Allora vuoi farlo? Non ci stai. È finita per me, orribile, parente mio, non preoccuparti. Manda sto coso a quel paese. Prendi me e fanne quel che vuoi. Ecco fatto. Ma che mi vuoi fare? E puoi bruciare bene le mattine. Povero me! Non dovevo mai consegnarmi a te. Tranquillo, tranquillo, Agatone, prestaci una sola. Sei davvero gentile. Tu, vieni, e gonfia la pancia adesso. Ahia, ahimè! Vieni qui, non ci resta a farmi fare pezzo! Vieni qui! No! Vieni qui! Ti ho detto no! Vieni qui! No! No, mezzetto, non mi lasciare! Tranquillo! E io disgraziato me! Benissimo, vuoi guardarti? Come vuoi, da. No, per Zeus, vedo una puttana. Alzati, è un certo vediamo. Povero me, diventerò un porcellino. Ora no, ma io brucio acqua. Presto, prima che il culo mi prenda fuoco. Ai, ai. Coraggio, il peggio l'hai sopportato. Agatone, visto che non hai voluto favorirci di persona, restaci per costui tu che le cisena. Che prendo dunque? Comincia con prendere una pure cantata e indossa. Era Afrodite, un buon odore di uccello. Prego, diciamo mi la metto attorno alle gambe. E tu,
passami Regisè. Affinché questa assemblea e l'odierna adunanza felicissimamente e
ultimamente abbiano luogo, con molta fortuna per la città degli ateniesi e per noi stesse. E colei che dirà le cose migliori per noi donne, quella vinca. Tali preghiere fate, donne, e che siano di buon auspicio per noi. Evviva! I voti accogliamo e supplichiamo gli dèi che accolgano lieti le nostre preghiere. A queste preghiere lieti si mostrino. Oh, Zeus glorioso! E tu, Apollo, Dio, dalla cetra d'oro, della sacra Delo Arbi. E tu, Atena, vergine possente dagli occhi scintillanti, armata di lancia d'oro, che abiti la città nostra invidiata. Qui vieni. E tu, Artemide, che fai stragi di fiere, dea dai molti nomi. E tu, dio del mare, venerando Poseidone, signore dei flutti. E voi, Oceanide, figlie di Nereo Marino. E voi, ninfe dei monti, Laura scelta a combattere le nostre preghiere, e perfetta sia la nostra assemblea, nobili donne d'Atene. Levate preghiere agli dèi e alle dèi Olimpia. Nessun vecchio vuole più sposare una ragazza. Per via di quel detto...
del vecchio sposo padrone la donna. E sempre per causa sua, i mariti ci chiudono a chiave nelle nostre stanze per custodirci. E inoltre allevano molossi per spaventare gli amanti. E questo sarebbe ancora perdonabile. Ma la cosa più grave è che non possiamo più gestire la casa. Prendere per noi dalla dispensa un po' di farina, olio di vino, perché gli uomini si portano con loro le chiavi. Perciò ora dico che noi tutte dobbiamo preparargli una bella morte, col veleno o con qualche altro mezzo, purché crepi. Questo io lo dico in pubblico, il resto lo metterò per iscritto con la mia segretaria. La donna più scarsa di Cosciei e più abile a parlare ancora non l'ho udita. Quel che dice è tutto giusto. Ha esaminato tutti gli aspetti della faccenda e tutto soppesato nella sua mente. È assolutamente pensato. Sono due parole da parte mia. Ora voglio raccontarvi quel che è successo proprio a me. Mio marito morì a Cipro, lasciandomi 5 bambini. Ed io finora, intrecciando coroni di misti, campavo. Ora, costui, è orribile. Ha convinto gli uomini che in te non esistono. Ed io non vendo nemmeno più la metà della roba. Perciò dunque, raccomando a voi tutte e proclamo che bisogna punirlo. Questa donna ha parlato proprio bene e con astuzia. Bisogna che quell'uomo paghi. Donne, 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 so bene che voi siete molto sdegnate con Giuripide, che ha detto di voi tali malvagità, e non mi meraviglio della vostra collera. Io stessa detesto quell'uomo. Eppure bisogna fare un discorso tra di noi. Siamo sole e nessuno porterà fuori le nostre parole. Ma perché lo accusiamo o lo detestiamo se è rivelato maduro tre delle nostre malefatte a sua conoscenza, mentre le commettiamo senza fine? Io stessa so bene di averne fatte moltissime. È una poi terribile davvero. Ero sposa da 3 giorni e mio marito dormiva accanto a me. Un amico, preso dalla voglia, viene a grattare alla porta e io subito capisco le sue intenzioni, scendo quatta, quatta dal letto. Dove vai? Fa mio marito. E io, ho dolore, pari che ti vendere, mio caro, vado alla latrina. E allora mio marito fa, va pure. E allora scendo, passo un po' di acqua nei panni e poi me ne vado dall'amico, mettendomi curva presso l'altare di Apollo, tenendomi al lauro. Questo, vedete, Euripide non l'ha mai detto. E neanche detto che la noce ce la spassiamo con gli schiavi o con gli staglieri. E nemmeno ha detto che la mattina, dopo essercela spassata tutta la notte, mastichiamo aria. Il marito torna dal posto di guardia, annusa e non sospetta nulla di male. E se poi ha diffamato Fella, ma che ci riguarda a noi? E nemmeno ha detto di quella donna che mentre faceva vedere al marito com'era bella la sua mantelletta in piena luce, fece uscire di casa l'amico. E non lo facciamo forse noi queste cose, proprio noi per Artemide, e poi ci diriamo con Euripide. È una cosa strana davvero che questa scellerata parli in pubblico così spudoratamente di noi donne. Certo che peggio di noi donne non c'è niente. No donne, non permettiamo che questa peste ci oltraggi in tal modo. Così, se qualcuno di voi è disposto, se non noi stesse con le nostre serve, prenderemo la cenere e depileremo la fica a costei. Così imparerà lei che è donna a non dir male delle donne. No, donne, quel posto no. Se c'è libertà di parola, in quanto siamo cittadine, io ho detto perché mi pareva giusto a favore di Euripide. Perché dovresti punirmi depilandomi poi? Perché tu sola hai osato parlare a favore di un uomo che ci ha fatto tanto male, che in ogni sua tragedia ha sempre rappresentato donne cattive e malvagie come una Fedra o una Medea. Su Penelope invece, che gli sembrava saggia, non fece mai alcun dramma. Per Zeus, non ho ancora detto tutto quel che so. No, 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 tutto quel che sapevi l'hai detto. No, non ho detto nemmeno la minima parte di quel che facciamo. Ad esempio, con le cannucce con cui ci sosteniamo le nostre trecce, ci succhiamo il vino. Ti piglio l'accidente. E le carni dei sacrifici le regaliamo alle ruffiane. E poi diciamo che sto da la gatta, poverina. Povera me, che scemenze. E che una abbatte il marito con la scure, non l'ho detto. E un'altra fece impazzire il marito con un filtro. E una volta di Acarne sotterrò. Possa crepare, ma adesso sotto la paglia. E sopporteremo di sentire questa roba. E
perché tu, quando la tua schiava partorì un maschietto, lo prendessi per te e a lei per segnarti la tua bambina. Non la passerai liscia per queste cose, ti strapperò i capelli. Non sto pensando, per esempio. E allora tieni. E allora tieni. Lista, tienimi il mantello. Mettimi solo una mano addosso per te, mi devi. La torta al sesamo che ti sei mangiata, gliela faccio cagare! Oh, smettetela di girarmi tutte e due, per favore, tacete! Lo vedete che arriva in fretta una donna? Tacete in modo da poter capire tranquillamente che cosa dirà! Oh, care donne, simili a me per costumi! Dalle mie guance è ben chiaro che vi sono amico! E io vi amo pazzamente, vi proteggo sempre. E ora, avendo detto una cosa importante, vengo qui a dirvi di stare attente affinché non vi caschi addosso un guaio grosso e terribile. Ma che c'è, ragazzino? E ragazzino, è giusto chiamarti finché le guance così. Euripide ha inviato qui un vecchio, un suo parente. Perché fare? Con quale intenzione? Perché gli possa sviare le vostre discorsi quando vi libererete. E come mai si è nascosto in mezzo a noi donne un uomo? Euripide gli ha bruciato tutti i peli del culo e per il resto l'ha congiato da donna. E voi gli credete? Quale uomo sarebbe così sciocco da farsi depilare? Per le due idee molto venerate non ci credo. Ciò scherzo! Vengo alla vecchia dopo la gente ben informata, non sarei venuta qua da pisarmi. È una cosa terribile questa che ci viene. Donne, non possiamo stare con le mani in mano. Dobbiamo cercare e scoprire dove quest'uomo, ingannandoci, si è nascosto. E tu, Glistener, hai dato a trovarlo. Vediamo. Tu, la prima, chi sei? Dove finiarsela? E poi sapresti tu! E Zeus, caro mio, la cistite! Lasciami fare pipì! La cistite? Che fai dicendo? Vieni qui da me! Ma io sono malata, perché mi dici? E dimmi, chi è tuo marito? Mio marito, vuoi sapere? Ma sì, coso di Totocide! Che era volta coso, figlio di quel coso? Coso, quel tale! Ma sì, è coso che una volta, coso! Non dire sciocchezze! Sei già venuta qui prima d'ora? Certo, per te, tutti gli altri! E dimmi, chi è la tua compagna di merda? Ma quella tale che... Povero me! Non dire sciocchezze! Fatti da parte, sei uomo e non puoi sentire! La interrogherò io per bene questo, sui figli dell'anno scorso! Dimmi, quale fu il primo rito che ci fu insegnato? Vediamo un po' quale fu il primo. Bevemmo! E dopo, quale fu il secondo? Brindammo. Questo l'hai sentito da qualcuno. E il terzo, poi? Se nella chiesa è una sodella, da dove vince lo mangiare. Ma so che è qui, Cristo, vieni qui. Ecco l'uomo che ti serve. E che devo fare? Voglialo, non ha saputo rispondere. E volete sfogliare una madre di 9 figli? Via subito, non ci sei una Ma che donna robusta e vigorosa! Le tette come noi non ce le ha per Zeus! Mi sono sterile non prima cita. Sì, adesso! Cecchiolo, dove lo fai? Ma eccolo che fa capolino! È un bel colorito, mio caro! Quello questa parte non ce l'ha! Guarda, è passato avanti! Guarda, è passato l'altra volta avanti! Ma questa parte non c'è! Invece, ma qui! Ma che hai, uomo? Fai passare il cecchiolo su e giù! Che perciò per difendere Euripide ciò cacciava! Disgraziato me, ma anche voi mi sono impigliato! Dunque... Sorvegliatelo per bene, che non se la svigni! Io vado a denunziare la cosa ai prideri! Sulle tue idee, per poco ancora ti divertirai.
fame. Le tue parole saranno pulite come è giusto. Accendi, brucia! Della tua morte, piccola accusa una sola! Tra le donne! Tua madre! Ma Roberto, la bambina è divenuta un'altra vino a Mino. E con le scarpette l'ultimo grido per giunta! Oh, donne peone arditissime! Capaci di qualunque astuzia per bene! Siete la rovina nostra e la fortuna degli osti! Ammucchia tante fascine! Sì, ammucchia pure! Tu dimmi, questo l'avresti partorito tu! Sì, però c'è! Ma 3 o 4 litri, dimmi! Ma che hai fatto? Svergognato! Hai sfogliato la mia bambina così piccina! Così piccina! Quanti anni ha? 3 o 4 litri! Resta poco, maritante! No, bravo! E allora ti bruceremo! Va bene, bruciatemi! Eppure costei sarà sgozzata immediatamente! No, ti scongiuro! Invece di lei, fatti bene che vuoi! È naturale, ami davvero i tuoi figli! Eppure questa sarà scontata! Lascia che io raccolgo le sangue! Metti sotto, almeno questo voglio accordartelo! Quanto sei invidioso e marito! È la pelle, ecco, va alla sacerdotessa! Che cosa la sacerdotessa? Ah, infelicissima amica! Chi ti ha rubato il tuo bambino di letto? Questo scellerato! Ma visto che sei qui, custodiscilo! Io vado da Glistene per riferire la cosa ai britanni. Vediamo che mezzo ci sarebbe per salvarli. Qual tentativo? Quale idea? Eppure la causa di tutto questo, colui che mi ha travolto in questi guai, Euripide! Non si vede ancora per nulla. E adesso vogliamo parlare bene di noi. Dato che ognuno dice molto male del sesso femminile, che siamo noi la rovina totale degli uomini e che da noi provengono tutti i mali, sventure, contese, rivolte e persino guerre. E allora, se siamo un guaio, perché ci sputate? Perché questa rovina ve la custodite con tanta cura? E se la donna esce e non la trovate in casa, impazzite di furore. Voi che dovreste libare e gioire se davvero quella rovina se n'è andata. Se poi, stanche di divertirci, ci addormentiamo a casa di un'amica, ogni marito va in giro per la camera da letto in cerca proprio di quella rovina. Se poi ci affacciamo alla finestra, cercate di guardarlo quel guaio. Basta con le parole, tanto maggiori sono i pregi nostri dai vostri. Bene, io stiamo in mezzo. Alcun paragone. Noi siamo, e ce ne vantiamo, molto migliori di voi uomini. Ma insomma, una donna che abbia rubato un sacco di soldi allo Stato, ma non se ne andrebbe mai in Parlamento con l'auto blu o con l'elicottero. E insomma, il più che abbia potuto rubare al marito lo restituirebbe il giorno stesso. Noi invece, quanti di costoro potremmo indicare che fanno proprio questo? E per giunta, molto più di noi. Sono golosi, ladri, pagliacci e ciarlatani. Questo è lo scellerato di cui ci parlava Cristina. Perché si è andato a
posto. Tu guardi, leggalo e mi metti il collo nella gogna, poi mettilo qui e vado a guardia, che nessuno mi sente. Oh, Bridolo, per questa tua destra, che sei solito tendere vuota a chi ti dia un po' di denaro. Cedimi una piccola grazia, anche se devo morire. Grazie di troppo. Ordina alla guardia, prima che mi leghi alla gogna, spogliarmi nudo, vecchio come sono, con mitra e tunica gialla. Non vorrei far ridere i colpi e chiudere un banchetto. Il consiglio ha deciso che tu sia legato vestito, così a tutti sarà chiaro che sei un burbante. Aia, che male mi ha fatto tunica gialla! E non c'è nessuna speranza di salvezza! Forza, forza. Tempio delle donne mi inviò. Inesorabile destino, come maledetta! Salve, cara Andromeda! Che gli dei annientino tuo padre che ti è esposto al mostro! E tu chi sei che compiangi il mio dolore? Sono il tuo amato Perseo, giunto fin qui per liberarti da tale supplizio. Tu che dici? Ora voltiamo le grida. Oggi a te la barba raggiungemmo lumi con il cielo e le canzare e con l'alato piede io, Perseo, navigo verso Argo, portando la testa di Gorgona,
Proprio! La testa di Gorgone, dico! Oh, quale scoglio, bello! È una fanciulla bella come una dea! Legata come una mamma! Oh, straniero! Abbi pietà di me! I ceppi miei sciogli! Oh, non vanno ricchio i bestia! Una mamma! Tu valeggi qua! Andromeda e costei, figlia di Cerbero! Oh, stai a ciupisello! Porgi la mamma fanciulla, che la tocchi! Guardi, ogni uomo ha le sue debolezze. La mia è quella di essere innamorato di questa fanciulla. Perché non lasci guardia che la liberi e cada sul letto nuziale? Oh, si proprio ti piace un colore sto vecchio, sponde i tavoli barriere. Ma io per sempre... Oh, no, devo scordare. Adesso che posso fare? Bisogna preparare un'altra trappola. Ricordati, Perseo! Abbandoni una sventurata! Oh, da stare la spada mia! Demetra e Persefone, venite benigni a questo bosco, dove i riti santi sono vietati alla vista degli uomini. Giungete, venite, vi supplichiamo! Donne, 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 se per l'avvenire volete far pace con me, questo è il momento. Prometto d'ora dinanzi di non offendervi mai più. Questo proclamo solennemente. Per quale motivo viene a fare questa proposta? Questo qui è la Gogna, è il mio parente, e io me lo riprendo, e non dirò mai più male di voi. Se invece non volete saperne, gli imbrogli che fate di nascosti in casa, li svelerò ai vostri mariti quando torneranno dalla guerra. Ascolta, per quanto sta a noi va bene, ma questo barbaro lo devi persuadere tu. Questo è affare mio. Cerviacca, ricordati di fare che ti ho detto. Su, via, incendi molle mani. Oh, ma chi è su bordello? Guardia! La ragazza deve fare esercizio. Deve andare a danzare da certi signori. Balla, balla, bella che brava. Fare da pulisci, sono una bella. Ragazza, tira sulle vesti e siediti sulle ginocchia. Oh, che belle mine! E se ne rispetto! Oh, bello! È tutta ricca, pisello mio! Basta, basta! Ti pensi che devo di andare? No, dove sono il numarone? Ma certo, dagli un bacio! Oh, che duci! Pare meglio, ma perché non devi raccolgere con me? Andrietti, fammi sti crisi! Fammi dare una trappola! Certo, aspetta! Tu, cammina con me per la vita, tu facciamo adesso io! Va bene! Appena libero sarà a far mio. Scappa prima che ritorni la qua. E quello che faccio? Oh, Eccia, ma che bella sto picciotto. Ma non si vede. È un vecchio che era cocuttia. Andromeda! Cerchi la vecchia che portava l'arco? Proprio, hai visto? Certo, me ne andate da questa parte. Lei o un vecchio che la seguiva. Ma un vecchio viene a vestire il giallo. Certo, se corri da quella parte, la chiappi ancora. Ma di quale balla è correre? Andromeda! Fuori, vai di là, vai di qua. Fatti corsa alla malora con Ventrovizio. E ora noi donne abbiamo folleggiato abbastanza ed è tempo di tornare a casa. E le due tesmofore ci ricompensino di questa festa con benigno favore.